Soprattutto che sì, tutto dalla prima all'ultima. Mi piace zuppare, lascia lui continuare a zuppare, poi quando sarà il momento rispondere. E quando sarà il momento, poi lasciamo fumare il tutto. Mi fa piacere. Ma lasciatevi parlare. Io poi so io. C'è stata tutta una cosa macchinata su due parole da un girone, che non erano per niente riferite al bar, ad altre cose. Problemi d'oro, non mi interessa, mi ricordo così. La Di Girolamo ha parlato con lei di questo bar? Sì, vabbè, ma qual è il problema, scusi? Diciamo... Non è che abbiamo parlato di tante cose, tra anche qual è di questo, punto. Però sai, un bar della zia, cioè dello zio, della cugina, insomma, della signora... Cioè, qual è il problema? Non riesco a capire la sua problematica, mi perdoni. Già si metteva a mezzo di lui. Ma cosa le disse la Di Girolamo su questo bar? Che mi doveva dire? Niente. Che mi doveva dire? Cioè le disse, ma insomma perché non ti sbrighi a fare questo contratto? Cioè, No! Chiedeva gentilmente, ha chiesto gentilmente di verificare la possibilità di accelerare se c'era naturalmente tecnicamente, anche perché lei è una collega, però ancora dietro, per cui già sapeva che purtroppo non è che in Italia uno occupa e lo posso mandare via con la pistola. Certo. Bisognava fare una procedura, quindi ho spiegato che avendo impugnato il precedente conduttore, il contratto d'affitto d'azienda, come una locazione commerciale, bisognava rispettare i tempi tecnici e su quello non ci si muoveva, punto. O si trovava l'accordo col diretto interessato, niente. L'amministratore della Liguori Mare e Serrano, che gestiva il bar di là, era pronto di dire, lasciamo stare le bevande. E se vanno a vedere il contratto da chi è fuori il firmato là, è di Franco di Dio, Mario di Dio, Maurizio di Dio, Maurizio di Dio, ma poi aveva una piccola parte. L'ispezione è arrivata, cioè i NAS sono andati e gli hanno chiuso il bar. E qual è il problema? No, che la Di Girolamo dice al telefono mandagli i controlli e poi questi arrivano veramente e li chiudono il bar. Che vuole da me? Scusi. I NAS da che dipendono? Da chi dipendono? Da amministrazione della salute. Non chi mando io. Cioè, no, certo, lei che c'entra, certo, ovviamente. Però, insomma, quando la signora... Sono mosse per altri motivi, per motivi trasversali, io che ne posso sapere, abbia pazienza. No, questo sì, certo. Lei non ha nessuna colpa, che scherza. Però dico, ecco, dal punto di vista, non è bello che un ministro, per favorire lo zio... Ognuno si assuma le proprie responsabilità, abbia pazienza. Io non sono chiamato per giudicare il comportamento. Ci sarà chi di competenza a giudicarsi del caso... e gli elettori all'altra mano, punto. Ogni giorno della pagina per noi, ragazzi. Il mio nome, il mio nome, il mio se loro vanno per il dire che... Due caffè. Altra parte della